Ecco, Don Enzo, Bivongi si appresta a festeggiare Mamma Nostra domenica 13 e si è già in piena novena. Purtroppo l'esposizione della statua quest'anno non ci sarà, ma è stata ugualmente sistemata al solito posto. La novena, già iniziata, ha visto la partecipazione di molti bivongesi e sono sistemati, come ha organizzato lei, sono sistemati in piazzetta Duomo. Sì, quest'anno si tratta di una festa inedita, ma non per questo non sarà una festa, anzi forse lo sarà in maniera piena e in maniera forte, perché la nostra festa è Cristo innanzitutto e Maria ci porta al Signore. E quando noi incontriamo il Signore siamo sempre in festa, perché Cristo ha sconfitto la morte e il peccato, per cui in Lui anche noi possiamo vivere una vita nuova. Certo, un po' di trepidazione, un po' di tristezza, un po' di fatica la facciamo a non vedere le nostre manifestazioni esterne che esprimevano certamente un qualcosa, però sarà l'occasione questa festa per dire e per verificare la qualità della nostra fede. In questi primi giorni di novena dobbiamo dire che la gente sta dimostrando di avere una fede radicata. Ecco le novità di quest'anno, Don Enzo. Sentivo parlare di una messa al sabato la notte verso le 10 e prima un'altra messa con la partecipazione degli ortodossi. Sì, abbiamo pensato di valorizzare al massimo alcuni momenti che abbiamo iniziato negli anni ma che vorremmo consolidare anche quest'anno. Innanzitutto ci sarà un primo momento tra il 7 e l'8 settembre, una veglia notturna per i giovani. Noi la chiamiamo la notte bianca della fede, un momento in cui io sarò in chiesa tutta la notte a servizio soprattutto dei giovani, e vivremo anche un momento in cui spiegheremo l'intervento che abbiamo fatto sulla statua della Madonna in questo inverno passato, che ha permesso di appunto di togliere quelle situazioni difficili che la statua stava vivendo in questo momento. Quindi ci sarà un momento, potremmo dire così, artistico-culturale. E i momenti più salienti naturalmente saranno quelli del venerdì, in cui appunto vivremo insieme un momento di preghiera, di veglia mariana. Il dopo cena valorizzeremo molto, poi il sabato, che è una giornata dedicata alla famiglia, tradizionalmente venivano i bambini a dare l'omaggio floreale alla Madonna, però quest'anno ho invitato proprio tutte le famiglie ad essere presenti per fare un atto quasi di consacrazione alla Madonna, perché la Madonna è stata colei che è stata attenta alle necessità delle famiglie. Ricordiamo Cana di Galilea. E la sera invece avremo la gioia di accogliere alle 6 del pomeriggio padre Giustin del monastero di San Giovanni Telestis, che condividerà con noi la preghiera del Vespro e la preghiera dell'inno Acatistos, un inno antichissimo che celebra la maternità di Maria. Sarà appunto un piccolo momento ecumenico di base che da tanti anni ormai stiamo cercando di valorizzare, vista questa presenza monastica nel nostro territorio. Alla sera invece, alle 22, vivremo un momento di preghiera con Monsignor Luigi Cantafora, vescovo emerito di Lamezia Terme, che volendo conoscere la nostra zona appunto ha accettato l'invito di essere presente tra di noi per vivere questo momento di fede verso la Madre Santa. E per cui vivremo una messa notturna proprio per concentrarci e chiedere l'invocazione della Madonna perché finisca questa pandemia nel suo santissimo nome. Infatti la notte di sabato è festa del santissimo nome di Maria. E poi anche la domenica sarà presente con noi sempre Monsignor Luigi Cantafora, che ci offrirà la meditazione sulla liturgia domenicale, che ci aiuterà anche a riprendere il cammino pastorale di quest'anno. Naturalmente la nostra preghiera sarà per il vescovo nostro locale, che sta vivendo un momento di prova. Il tema che ci accompagnerà in questa
in questa novena di quest'anno sarà proprio questo. Cosa ci dice la Madonna? Come affrontare questo tempo di prova? La Madonna ha certamente qualcosa da dirci e credo che la festa di quest'anno sarà vera nella misura in cui accoglieremo il suo invito. Fate quello che lui vi dirà.